Ok, un Dio benedico si giunge dal fratello Vincenzo a cui Valentina. Il Signore ci benedica tutti quanti. Sono le 4 di mattina e siamo pronti qui a registrare questo video che, come vi ho preannunciato, parla sul diluvio universale. Vi darò un confronto alla luce dei messaggi di Vita Eterna. Come vedete, per la mia destra, anzi alla mia sinistra, c'è il signor Mariano Guagliardo, l'ho messo su un Titanic, mentre da questo lato ci sono io, poggiato sull'altra, perché abbiamo due opinioni diverse sul diluvio universale e praticamente uno dei due purtroppo non può stare a galla, perché due verità non possono esistere. Poi abbiamo anche il messaggio del tempo della fine con cui possiamo confrontare queste verità. Quindi, alla gloria di Dio, andiamo avanti. Voglio essere velocemente, come si dice, voglio essere pratico, veloce, e sintetizzare al massimo quello che noi vogliamo dire. Da promettere, fratelle, perché io mi ero promesso di non toccare per il momento più Guagliardo, sapendo i suoi problemi di salute che ha e sapendo pure i suoi problemi giudiziari che stanno andando incontro. Ma siccome il signor Mariano su questo lui è tranquillo, quindi attacca chiunque fa quello che vuole, perciò ha voluto mettere, diciamo, voluto di nuovo intrecciare la strada con me, e io sono sempre pronto a un dialogo pulito e sereno, senza litigare, senza niente. Ok, cominciamo. Allora, il diluvio universale, due opinioni a confronto alla luce del messaggio della sera. Allora, andiamo a vedere innanzitutto la genesi di come comincia questa discussione. Allora, un sabato c'è stato un fratello, un sabato passato, di nome Luciano Valli, olandese, cioè italiano ma sta in Olanda, che mi scrive nel mio Facebook dicendo: possiamo dire che il diluvio non è descritto in Genesi 6, 11, 17, fu causato dai cambiamenti climatici dell'epoca. I mutamenti del clima di oggi possono essere considerati un avviso per un prossimo cataclismo naturale? Il livello del mare sta alzandosi sempre più e i ghiacci si sciolgono. Ok, l'ha scritto questo. Io, sintetizzando in due parole quello che noi sappiamo da una vita e che il profeta ci ha prospettato in tutti i messaggi, ho detto così. Allora, il diluvio infatti non fu opera di Dio, ma fu opera della generazione di Noè, che come oggi è un motivo della conoscenza tecnologica che aveva prodotto il diluvio sulla terra. Una storia antica racconta che l'uomo antico aveva nelle mani un'energia che un giorno gli scappò dalle mani e il quale produsse una luce di 10.000 sole che oscurò il cielo come un grande ombrello, causando lo spostamento dell'asse terrestre e facendo apparire la neve e il ghiaccio. Ok, proprio ha sintetizzato quello che la storia profana, che i miti, che i racconti antichi e così via ci hanno tramandato. Bene, ora andiamo avanti. Ora, che cosa succede, fratello? Io ho fatto una cosa sintetizzata, no? Quindi cosa succede? Questa mia cosa che ho detto a fratello Valle è stata presa da signor Mariano Guagliardo, è stata portata nel suo Facebook ed è stata enfatizzata così. Ha avuto scandalo, guardate. Fratelli e sorelle, leggete qui cosa dice Ramon Lettere riguardo il diluvio. Incredibile! Ma quindi, secondo Ramon Lettere, non fu Dio che mandò il diluvio sulla terra per distruggere gli uomini iniqui, ma fu l'uomo stesso che procurò il diluvio. Quindi Ramon Lettere sta annullando quel che dice la Bibbia. Allora, quando Dio dice che si pentì di aver fatto l'uomo, non è più valido, poi dice altro e lo supero. Andiamo avanti. Ora lo continua sulla sua filtera, dice ancora questo. Pensate, l'uomo antico aveva un'energia nelle sue mani, questa energia gli scappò dalle mani come gli scappa un coniglio. L'energia produce una luce forte come 10.000 soli, questa luce così potente creò un ombrello nero tanto che oscurò il cielo. Strano, la luce che crea il buio e oscura il cielo. Ora, se un solo sole produce una luce così forte che scalda tutta la terra, vi immaginate 10.000 sole quanta luce e quanto colore producono? Com'è possibile che tutta questa luce produce un ombrello nero di buio? Com'è possibile che questa luce produce il ghiaccio sulla terra? Questa storia della Monete è una favola che solo un cervello malato può immaginare. Non ci sono parole, infatti, non ci sono parole.
quella che Dio voleva. Andiamo avanti. Pensate, Dio fu capace di creare un solo sole che è molto più che abbastanza per illuminare e scaldare la terra, mentre l'uomo con l'energia impazzita che gli scappò di mano di più a 10.000 di soli. Ma non le creò l'uomo, ma fu l'energia di suo proprio, insomma, lui comincia poi con le sue solite pagliacciate, ma lasciamo avanti. Gli risponde Angelo Rubi, poi gli dice, basta fratello Mariano, ti prego, ci ha risata, convulsiva anche di Angelo. Andiamo avanti ragazzi. Ora vi faccio ascoltare invece la risposta che gli danno i suoi debiti. Ne ho preso alcune in particolare perché sono le persone che, a cui Mariano dà il pulpito per predicare. Quindi Mariano ci dice che quello che io ho detto è tutto falso. Ora vediamo che dice il fratello Daniele. Ma se la terra si avvicinasse, questo è il fratello Daniele Mercurio, ma se la terra si avvicinasse al sole, si scioglierebbe, tanto che su Marte non c'è vita, a motivo che è troppo vicino al sole. Come poteva esistere ancora la terra con il calore di 10.000 soli? E se poi la Bibbia dice che Dio si pentì di aver distrutto la terra con l'acqua, come fa Ramondetta a dire che non fu Dio a distruggere la terra ma fu l'uomo? Mi sa che Ramondetta sta prendendo la strada di Pasquale Moviello. Presto non crederà più in Dio, anzi comincerà ad andare contro Dio e contro il profeta. E anche lui è nella stessa scia di dannazione, che li fa diventare come Mauro Bellino. Addirittura mi associano a Mauro Bellino, un ateo che praticamente usa i suoi studi per andare contro Dio. Io gli direi a questa gente, quando mai ho usato la parola, la scienza, la filosofia, la storia, la geografia, la numerica, lo zodio, quando mai ho usato queste cose per andare contro il Signore? Anzi, io le ho usate per enfatizzare ancora la potenza di Dio, fratelli. E infatti loro poi dicono, presto ne vedremo i risultati. Addirittura qualcuno mi dice, tra poco non crederà più che Mosè ha passato il Mar Rosso, anzi il Mar Rosso dice è diventato un mare di carne, come dicono tutti. Forse i ragazzi si sono dimenticati che qualche tempo fa io parlai proprio su un passo della Bibbia in cui la scrittura dice che Dio tolse le ruote al faraone dei cari quando ci fu il diluvio. Questo di qua. E precipitò cavallo e cavaliere in mare, no? Infatti guardate qua. Le ruote dei cari del faraone. Allora, è di grande divulgazione per i credenti sapere che in quel punto c'è molti i veri studiosi di scrittura, quelli che amano queste cose, sono andati a vedere nel punto in cui Mosè è andato e passato con il popolo, no? Si sono immersi, hanno fatto un'immersione, nel 1998, e guarda cosa hanno scoperto. Hanno trovato ruote di carri, hanno trovato crani di soldati uccisi, lance che avevano i soldati egiziani e in più tanti scheletri di cavalli immersi nel Mar Rosso, proprio per testimoniare che quello che dice la scrittura è lì. E io, fratelli, questo qua l'ho presentato qualche anno fa ai fratelli per dire guardate come Dio ha ragione. Quindi sono andato a fare uno studio storico di quello che dice la Bibbia, sono andato a trovare che già qualcuno ha fatto queste cose e le ha messe in rete, gloria a Dio. Quindi quello che purtroppo forse tanti non hanno capito del mio modo di fare è che lo spazio che mi sono ritagliato in mezzo al messaggio è quello di enfatizzare le cose che il profeta dice e che la Bibbia dice, gloria a Dio, a trovare quella verità che magari a uno non ci interessano ma a me piacciono e la voglio condividere con tutti. E per questo sono tracciato di essere astrologo, perché giustamente quando io vado a predicare o vado a parlare con delle persone e gli dico, e qualcuno mi dice, ma è vero che Pedro mi ha detto che ci sono tre Bibbie? Non devi avere tu la capacità di potergli spiegare queste cose. E dice, che cosa è questo fatto dello zodiaco? Allora io comincio a prendere tutti i passi che fanno dello zodiaco, tutti i passi, e poi zodiaco vuol dire percorso della vita, cioè è vita, dietro il percorso. Che devo dire il percorso della vita. Allora comincio a spiegare il Salmo 19 cosa vuol dire, comincio a spiegare cosa vuol dire quando Amos disse ricercate quello che ha fatto il leone nelle cuneti, e tutte queste cose, no? Così comincio a fargli capire che quello che dice il fratello Branham è verità. Amen. Questo è il mio ministero, fratello,
enfatizzare, amplificare le cose che il profeta ha detto. Vi è conosciuto del suo numero. Quante volte leggiamo nella scrittura vi è conosciuto del suo numero? Allora mi prendete voi per taroccare perché parlo dei numeri, i veri significati del 40 e così via. Ma state scherzando, ragazzi. Ma dove vi mettete contro queste cose? Vi mettete contro il profeta e così via. Comunque, andiamo avanti, ragazzi. Quindi, il primo commento è stato che io finisco nella storia di Berigna. Va bene. La risposta di un altro. Allora, andiamo a vedere Antonio, fratello. Fratello Antonio, questo è il diacono di Mariano. Anche lui ha il pubblico per parlare da là. Incredibile, dice. Incredibile. Ramondetto disse a Romeo che era un cretino perché Romeo si professa di essere un ambasciatore. E Ramondetto disse a Romeo, ma quale ambasciatore sei Roberto Romeo? Tu sei un cretino. Mi sa che sono entrambi cretini, dice. Più che cretini sono incredule. Ora, allora, il sim di Mauro Biglino, anche questo, ha fatto presa anche su Ramondetta. A parte che io Mauro Biglino non lo seguo completamente perché, te ripeto, questo personaggio non mi interessa. Già di per sé è sotto giudizio, perché la scrittura dice che non accetta il figlio l'ero di Dio di cose future, quindi è inutile che io mi vada a impilicare nelle cose che dice Mauro Biglino. Vincenzo Ramondetta, sei nella stessa barca di Pasquale Moriello. A me, per esempio, il fratello Pasquale Moriello, mi dispiace per il momento, per quello che sta passando, ma ricordate che sia un figlio di Dio. Un figlio di Dio per un attimo può smarrirsi, ma prima o dopo ritroverà la strada, fratello. Prima o dopo un figlio di Dio ritrova la strada. Amen. Allora, poi risponde Angelo Rico, dice, cosa vuoi, fratello Antonio? Ramondetta, ti credini, se mi intende. Ebbene, su questo. Su questo posso dire che non ci piove, infatti, cioè siete completamente schedati in quella mia scheda, sotto cretine, sotto la voce di cretine. Comunque, andiamo a vedere un'altra risposta che ci dà. Anche uno piccolo, 10.000 sole, dice, sì, come no, è vero, come l'elefante che si dondola sul filo della ragnatela, ma certo che è vero, fratello, ha ragione Ramondetto, lui è un astrologo, mica un idiota qualsiasi. Il suo Dio lo ha preso per mano e gli ha detto, cretino, viene che ti rivelo il diluvio. Quindi anche lui sta dicendo che il diluvio è come dice Mariano. Ok, andiamo avanti. Da qui c'è un altro cambio scomazzo, qui anche Mariano del pubblico, e dice questo. La cosa incredibile è che Ramondetta, questo è Francesco Manza, la cosa incredibile è che Ramondetta prende verità una storia antica, non autenticata dalla Bibbia e nemmeno dal profeta, e la pubblica pure. Quindi sto dicendo quelle cose che dico io non le ho detto neanche il profeta, non ci sono nella Bibbia, prende le cose vere per la storia. Infatti Mariano poi più avanti mi accusa che io vado nella mitologia e sono esoterico. Forse Mariano ha dimenticato, l'ha fatto lui il libro delle sette epoche, che fratello Mariano menziona il libro delle due Babilonie di Islop, che ci porta a conoscenza di lingua delle Semiramide attraverso la mitologia, attraverso la storia antica, storia che non troviamo neanche a scuola. Ragazzi, quindi di che cosa stiamo parlando? Ma comunque, ormai Rattondetta, perché lui mi classifica come un ratto, e alla fine della corsa, ragazzi, già c'è la sentenza, presso Dio gli dirà basta e il ratto si ritroverà, cioè, va bene, ok, quindi io dico mi ritrovo anche. Vediamo un altro commento, poi abbiamo Gesù, questo è il figlio di Ugo, l'ho voluto mettere così anche lui, vediamo se può aprire gli occhi e capire in quale situazione si trova. Fratello Gesù lui dice così, che storie stupide che vanno a credere questi tizi. Ramondetta ha proibito di udire e ciba la sua anima con stupidaggini completamente fuori da ogni ragione e fuori dalla parola di Dio. Questo è solo un piccolissimo punto che emerge dalla completa incredulità di Ramondetta. Ah, anche lui ha dato la sua sentenza, va bene. Ok, andiamo avanti. Mi piace questo è Giuseppe Bellino. Dice questo, luce uguale calore, questo lo sanno tutti, dice. Questo tutto lo sanno. Se l'uomo avesse prodotto sulla terra la luce, quindi il calore di 10.000 sole, della terra non sarebbe rimasto nemmeno il ricordo, altro che il diluvio di acqua, dice. Ma sarebbe stato sufficiente anche un solo sole che ha al suo interno una temperatura che raggiunge i milioni di gradi. La teoria dell'astrologo è facilmente sgretolabile, dice.
Ma la cosa importante non è questa. La cosa importante è che Dio ha detto, ed ecco, io stesso sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto i cieli ogni carne in cui vi è arito di vita. Tutto quello che è sopra la terra morirà. La parola di Dio è colei che sistema la cosa, dice. Sistema anche l'astrologo di Ventino. Va bene, ok. Quindi qui vediamo quattro persone che dicono che di lui è stato opera di Dio e io che dico che di lui è stato opera umana. Va bene. Ma poi abbiamo voluto mettere anche qua Massimo Filippelli. Ramondetta dice 10.000 sole oscuro nel cielo ad ombrello. È vero, fratello Mariano. Sta seguendo la linea di Biglino. Io credo che questa oscurità che Ramondetta ha visto sono le tenebre in cui lui vive e anche di quelli che lo appoggiano. E qua c'è ancora che... Va bene, anche lui quindi è sulla strada di Mariano con la sua stessa idea. Ok, allora partiamo, fratelli. Ora, quello che noi faremo, io prenderò quello che ha detto Mariano, lo smonterò pezzo per pezzo. Io, quello che hanno detto loro, gli altri... Non mi interessa perché coincide con l'idea di Mariano, che diluvio è opera di Dio. Ok. Quindi, secondo Ramondetta, non fu Dio che mandò il diluvio sulla terra per distruggere gli uomini iniqui, ma fu l'uomo stesso che procurò il diluvio. Quindi Ramondetta sta annullando quello che dice la Bibbia. Allora, vediamo cosa ho detto io. Il diluvio infatti non fu opera di Dio, ma fu opera della generazione di Noè, che come oggi è motivo della conoscenza tecnologica, che aveva prodotto il diluvio sulla terra. Ok, due idee a confronto, ragazzi. Vediamo, allora, andiamo a vedere cosa dice il profeta. Cosa insegna il profeta nel messaggio? Andiamo a vedere, ragazzi. Allora, nella predicazione Apocalisse capitolo 4, dell'anno 61, del primo gennaio. Ascoltate bene, Dio non ha mai distrutto il mondo, l'uomo distrugge il mondo, Dio non distrugge nulla, Dio crea, cerca di preservare ogni cosa, l'uomo distrugge se stesso tramite la sua conoscenza, come ha fatto nel giardino dell'Eden, con l'albero, così via. E quindi qualche fanatico ha preso della potenza atomica da qualche parte perché ce l'avevano. Ora qui il profeta già che cosa sta dicendo? Che Dio non distrugge nulla, ma fu la potenza atomica di quel tempo che fu presa dall'uomo con cui essi fecero quello che dovevano fare. Andiamo avanti, lasciamo parlare il profeta. L'evangelismo del tempo della fine, del 62. Il Abramo dice: ora, appena prima della distruzione di diluviana, e se è tempo dell'inondazione, ebbene, scopriamo che avevano una civiltà più grande di quella che abbiamo oggi. Credo di avessere il controllo della potenza atomica. Penso sia quello che ha scosso il mondo fuori dalla sua orbita. Bellissimo. Mariano, com'è? Stai ascoltando? Stai ascoltando quello che dice il profeta? Ok. Sempre dall'Evangelismo del tempo della fine lo dice così. Mi sono trovato nel campo di ghiaccio britannico scavando giù a 500 piedi e estraggono palme. E ci viene insegnato e sappiamo che il mondo prima si trovava in verticale, ma avevano una tale meccanica e tale scienza che potevano costruire una piramide, la sfinge e così via. Ma oggi non potremmo non riprodurla. Ma era un'altra epoca, molto più intelligente della nostra epoca. Ed in quell'epoca Dio dava un uomo di nome, Noè. Perfetto. Ok, andiamo avanti. Ora, quindi, ricapitoliamo. Mariano dice che Ramondetta dice che non fu Dio che mandò il diluvio sulla terra per distruggere gli uomini, ma fu l'uomo stesso che procurò il diluvio. Quindi Ramondetta sta annullando ciò che dice la Bibbia. Allora, se lo annullo io, lo sta annullando anche il profeta. Perché il profeta dice, Dio non ha mai distrutto il mondo, l'uomo distrugge il mondo. Dio non distrugge nulla, Dio cerca di preservare ogni cosa. Quindi, ricapitolando, noi possiamo vedere in questo momento, ragazzi, che Mariano
di quello che già noi abbiamo visto qua nel primo tratto, è completamente contrario a quello che dice il profeta. Ma con questo non dico che Mariano è perduto, questo dico che Mariano non ha forse conoscenza su questo, a meno che sicuramente avrà conoscenza, ma non l'accetta. Poi questo sta alla sua coscienza, noi non siamo qui per giudicare nessuno. Come? Andiamo avanti. Allora, andiamo a vedere un'altra cosa che lui dice. La seconda idea a confronto che io voglio mettere. Quindi Mariano crede, pensate, l'uomo antico aveva un'energia nelle sue mani, questa energia gli scappò dalle mani come gli scappa un coniglio. Quindi lui fa una retorica, su quello che ho detto, su questa parola. Allora, guardate dove io ho preso questa parola. Le molte, questo è un libro che si chiama forse Non il Terrestre, di molti anni fa, perché su questo ho fatto uno studio, ho preso i passaggi di tanti libri, no? Quindi, in questo libro c'è scritto questo. Nei molti racconti ritrovati in tutto il pianeta si parla di una forza sconosciuta di cui l'uomo era in possesso, il quale un giorno scappò dalle loro mani, causando il caos e l'allontanamento dalla terra e dal sole, facendo apparire inverni, ghiacci e grandine. Quindi qui dove vediamo che l'uomo era in possesso di un'energia, gli scappò dalle mani e questo è cosa causò il caos, perché causò l'allontanamento dalla terra e dal sole, e fece apparire inverni, ghiacci e grandine. Voi sapete cosa dice la scienza. La scienza dice che se l'asse è messo dritto non ci sono stagioni. In principio non c'era una stagione, perché l'asse era in posizione retta. Poi lo spostamento dell'asse è quello che provoca oggi le stagioni. Quindi, ora, andiamo a vedere che cosa dice qua. Che cosa vuol dire l'espressione scappare dalle mani? Cioè, che cosa vuol dire quando una scappare dalle mani una cosa? Vuol dire che ti scappa la situazione sotto gli occhi, vuol dire che stai facendo qualcosa, ti scappa dalle mani e hai perso il punto di quella situazione, no? Ora guarda, quindi Mariano dice, pensate, l'uomo antico aveva un'energia nelle sue mani, questa energia ti scappa dalle mani come ti scappa un coniglio. Ti faccio leggere, ragazzo, quello che disse il presidente americano Eisenhower dopo il primo test della bomba A. Nel 54, lui ha dichiarato, avere effetti così giganteschi e terrorizzanti da sembrare essere sfuggito completamente al controllo degli scienziati. Quindi, il libro dice, le storie riportano che l'uomo aveva una conoscenza antica e questa conoscenza, questa energia antica che aveva gli scappò dalle mani, questa forza sconosciuta gli scappò dalle mani e produsse il caos. Qui sta dicendo Eisenhower la stessa cosa, nei tempi di oggi, che avevano, che quando scoppiò quella bomba, dopo quella di Hiroshima e Nagasaki, quando scoppiò la bomba H, il primo testo di bomba H, aveva effetti così giganteschi e devastanti, a tal punto che gli scienziati ebbero paura, come se la cosa si fosse scappata dalle mani. Ma andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Purtroppo ci sono queste persone in mezzo al messaggio. Ma uno piano piano cerca, vediamo di magari di fargli aprire la mente e le prospettive. Allora, ancora, vedete che dice il patto confermato di Dio nel 61, ad Abramo nel 61. Ciò che avevano allora era il potere atomico, dice il profeta, proprio come l'hanno ottenuto ora, e l'hanno costruito, ed è con quello che hanno scosso il mondo dalla sua orbita, perché lo ha lanciato lontano dal sole, lateralmente, e ha portato piogge e ha distrutto il mondo con l'acqua. Ancora qua, ancora più profondo, fratello. Ancora qua mette più enfasi, fratello, dicendo che la molecola atomica spostò la Terra dal suo asse e che è stato l'uomo a portare la pioggia e così via, che lo portò lontano dalla sua orbita, vedete? Ed è con quelli che hanno scosso il mondo dalla sua orbita, perché lo ha lanciato lontano dal sole, lateralmente, e ha portato le piogge e ha distrutto il mondo con l'acqua. Questa volta, guarda che cosa dice ora qua il profeta, questo l'ho visto, vedete, non tutti i mali vengono per noi. Andando a fare queste ricerche, ho trovato questo passaggio in cui il profeta dice, questa volta lanceranno la stessa cosa direttamente nel sole e la bruceranno di nuovo. Sapete cosa hanno detto gli scienziati verso il 2007? C'era un giornale che si chiama Il Corriere della Sera,
La domenica c'era un servizio che guardo le stelle, le cose varie, dice così. Gli scienziati hanno pensato, il riscaldamento globale dà fastidio alla Terra? Niente problemi. Attraverso del bombardamento esterno alla Terra con le bombe atomiche, faremo in modo che la Terra si sposta dalla sua orbita e si allontana dal Sole. Vedete se non è lo stesso ragionamento che abbiamo usato al tempo del diluvio, ragazzi. La stessa cosa, stanno pensando che un bombardamento atomico fuori dall'atmosfera possa far sì che la Terra si sposta un po' dal Sole e quindi ha una cosa più ampia. E tutto va bene, fratelli. Quando la scienza dice che sulla nostra vita, sul nostro pianeta c'è vita perché ha delle caratteristiche ben precise. La grandezza rispetto al Sole, la distanza rispetto al Sole, se fosse un pochettino più là, la Terra si ghiaccierebbe e non porterebbe più terra, e così via. Guardate se non siamo più, di nuovo arrivati ancora di più ai tempi che ha detto il Signore. Quindi, questa volta la lanceranno la stessa volta esattamente nel Sole e la bruceranno, di nuovo. Ora, cosa insegna ancora il profeta nel messaggio? Nel 61. Cosa dice Apocalisse capitolo 4? Nel 58 verso. Qualcuno ha fatto volare una di quelle bombe atomiche annirate di un altro nei giorni passati, perché come fu al giorno di Noè, come fu allora quel tipo di civiltà, quel tipo di gente intelligente, come fu al giorno di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo, una ripetizione di quello che era. Il profeta dice ci sarà una ripetizione. Allora, quando è così? Se c'è una ripetizione, come quel popolo antico disse, ci è scappata la situazione delle mani, e Eisenhower sta dicendo, ci è scappata la situazione delle mani, dobbiamo dare gloria a Dio, perché sono i tempi di Noè che si avverano, che sono sotto i nostri occhi. Ora, neanche a fare la forza, ragazzi, io non so quanti di voi hanno visto la notizia, il giorno 22, la notizia in cui Putin ha detto, perfezioneremo la misteriosa arma unica al mondo. Dove nel primo testo sono morte 7 persone. Vi ricordate dell'incidente che c'è stato in Russia? Dove sono morte 2 militari e 5 ingegneri, e disse che ci fu un errore di sia Putin, ma intanto si vede fuori come il fungo atomico che usciva dalla centrale dove hanno fatto l'esperimento, e in più ci fu anche un terremoto nella zona che fu provocato e ci fu della radioattività. Allora Putin ora si è sbottanato e ha detto questo. No. E lì Putin ha detto, perfezioneremo quest'arma misteriosa che è unica al mondo. E sapete cosa gli ha detto alla comunità scientifica? A Putin gli ha detto di stare attenta, perché tu non sai quello che può succedere alla natura dell'intero ecosistema con questa nuova arma che tu vuoi provare. Visto? Siamo sempre là, fratelli. Sono i tempi di Noè, di nuovo che si stanno ripetendo. Amen. Andiamo avanti. Allora andiamo a ricapitolare, fratelli. Allora Mariano dice, pensate, l'uomo antico aveva un'energia nelle sue mani e questa energia gli scappò dalle mani come gli scappa un coniglio. Vincenzo dice, una forza sconosciuta un giorno scappò dalle loro mani. Eisenhower dichiarò da sembrare essere sfuggita completamente al controllo degli scienziati. William Branagh disse una ripetizione di quello che era. Ora a voi la verità, ragazzi. A voi la verità. Quindi Mariano è completamente all'opposto di quello che il messaggio ci insegna, di quello che la storia antica ci insegna, i tempi di Noè, e di quello che la storia moderna ci sta facendo vedere. Amen. Il Signore ci benedica. Allora andiamo ancora avanti, ragazzi. Quindi, io sto parlando piano perché sono le 4:20, sopra dormono, e quindi non voglio disturbare le persone. Quindi, allora, andiamo alla terza idea a confronto di quello che dice Mariano. Mariano dice, oh, un'energia che produce una luce forte come 10.000 soli. Ma che cosa dice Vincenzo? Allora, io non è che queste cose me le esco dalla tasca, ragazzi. Io me le esco dalla tasca perché le vado a leggere, a investigare, dicevo, nella storia antica. Io ho trovato questo libro in cui parla di questo. Un'altra leggenda, lo dice qua l'autore, la troviamo nel Mahabharata, che non è leggenda, ragazzi, è una storia antica riportata e che ci dà la realtà delle cose.
Quindi una leggenda legata a Mahabharata, ritrovata in Iraq. Questo libro fu tradotto in questo secolo, e pensate che quando fu tradotto in questo secolo, dice, non si capiva quello che si leggeva. Si cominciò a comprendere di queste cose dopo lo scoppio della prima bomba atomica. Guardate, questo libro fu tradotto in questo secolo, e in un passo parlava del tuono di ferro, che cadendo a terra si alzò in aria come un grande parasole, facendo la luce di 10.000 soli. Questo tuono di ferro, ragazzi, è una bomba atomica. Perché quando il ferro che cos'è? È la carcassa della bomba. Il tuono è quello che produce quando esplode. Amen. Cadeva a terra, si alzò in aria come un parasole, che cos'è? Il fungo atomico. E fa la luce di 10.000 soli, che cos'è? È la palla di fuoco che si sprigiona dall'esplosione nucleare. Ok, quindi andare addosso, ragazzi, andare addosso come tanti forsennati, non è che dicono aspetta, non è che facciamo la figura dei lingopallini e ci andiamo a informare, no. Vi voglio mettere ora, voglio farvi leggere questo di qua. Questo è preso dal Corriere della Sera, Hiroshima, 6 agosto 1945, il giorno che il sole cade sulla Terra e la bomba atomica su Hiroshima. La sta chiamando il Corriere il giorno che il sole, perché la chiama il sole? Andiamo a vedere, guardate. Nel primo miliardesimo di secondo, da come quando esplose la bomba, la temperatura nel punto di esplosione raggiunge i 60 milioni di gradi centigradi, diventando, sapete quanto? 10 volte più calda della superficie del sole. Quindi qua già ti sto dicendo che praticamente la luce prodotta dalla prima, la potenza, il calore, la luce prodotta dalla prima bomba atomica che fu lanciata in Hiroshima equivaleva a quante? A 10 volte la superficie del Sole, quindi a 10 soli, fratello. A 10 soli. Neanche a parlare apposta uso questa espressione come la uso nei libri antichi. Perché? Perché è la storia che si ripete. Ecco perché quando il fratello Bani dice una parola dobbiamo pesare le parole del profeta. Ragazzi, allora, migliaia di esseri umani si ridussero in cenere o semplicemente scomparvero. Gli uccelli furono incendiati in volo e i tondini di acciaio degli edifici di cemento armato si liquefacevano. Esattamente si sciolse tutto. Ora, sempre nei testi antichi, fratelli, si parla di costruzioni in India, in Iraq, in tanti posti, ritrovati dove, che cosa è successo? Hanno trovato edifici sciolti come la cera della candela. Edifici sciolti, e non solo gli edifici sciolti, ma le impronte nei mura delle persone, cioè si vedeva proprio il contorno delle persone, e le persone non c'erano più, esattamente come una radiografia, ragazzi. E infatti, quando esplosa la bomba atomica in Hiroshima, in molti palazzi della città c'erano le ombre stampate nei muri dei palazzi, era dove la gente passava, la radiazione li consumò, li vaporizzò totalmente e rimase solo l'ombra attorno al palazzo della persona. Ragazzi, che cos'è? Come fu ai tempi di Noè? Come disse il profeta? La storia si sta ripetendo. Alleluia. Amen. Quindi, vedete, diventando 10 volte la superficie del sole. Oh, stiamo parlando della prima esplosione atomica, ragazzi. Ancora quando la bomba atomica era in principio, e già la sola esplosione era 60 milioni di gradi, 10 volte la superficie del sole. Quindi, paragonando a 10 soli. Va. Ok, andiamo avanti. Ho preso questa, fratelli. Tanto per, dice, forse ho sbagliato, forse mi sono lanciato troppo assai di 10.000 soli. Ascolta. Ora siamo più avanti. Allora, l'ultima bomba che è stata esplosa è stata quella del 62, poi gli esperimenti sono finiti, fu la più bomba, la più potente che fu lanciata, fu quella che fu chiamata lo zar, la bomba zar della Russia. Guardate,
Questo l'ho preso da un sito che si chiama ICAN, che è un'associazione contro qualsiasi tipo di armamento distruttivo per la Terra. Dice così. Lui parla di una bomba a fissione, addirittura guardate, la bomba che fu esplosa nel 62 ebbe un diametro di palla di fuoco, parliamo, di 8 km. In questo sito loro hanno sperimentato un'esplosione atomica che equivale a una massa di 1 km di diametro. Quindi lui dice questo. In una bomba a fissione, la palla di fuoco brucia, attenzione, qua parliamo di una bomba a 1 km di diametro, in una bomba a fissione, la palla di fuoco brucia con un calore 10.000 volte maggiore di quello sulla superficie del Sole, ragazzi. Questo esperimento che loro hanno fatto è fatto con una bomba che fa una palla di fuoco di 1 km. E praticamente dice così, di nuovo lo voglio rileggere, per fare così Mariano può aprire le orecchie e sentire bene, può anche leggere perché ho messo qui la diapositiva. In una bomba a fissione la palla di fuoco brucia con un calore di 10.000 volte maggiore di quello sulla superficie del Sole. I materiali della bomba si riscaldano fino a temperature estreme e la palla di fuoco conseguentemente emette un'enorme quantità di energia sotto forma di raggi X, luce e calore, espandendosi mentre si raffredda. Chiunque o qualunque cosa si trovasse all'interno dei raggi della palla di fuoco verrebbe vaporizzato in un istante. Cioè vaporizza, è come se non fosse mai esistito. Amen. Vedete? Così possiamo dare risposta a Bellin, a Angelo Lo Piccolo e così via. E a te stesso, Mariana, perché hai fatto la figura del Pingo Pallino e hai fatto fare la figura anche ai suoi adepti, da stupidi, perché quando il fratello Vincenzo parla, ma tu pensi che parla a bambola? Ma vado a fare ricerche, ragazze, vado a fare ricerche, oh, sono le 4, in questo momento è 50, ed è dalle 7 di mattina, e i giorni passati a raccogliere informazioni, e da questa mattina che sono sveglia, e ora alle 4 sto facendo il video. Senza ancora andare a letto. E non ho neanche intenzione, perché Dio mi mette quello stimolo addosso alla gloria di Dio che veramente ti lascia sveglio, ragazzi. Allora, andiamo a vedere, andiamo ancora avanti. Quindi andiamo a ricapitolare, ragazzi. Mariano dice, produce una luce forte come 10.000 soli, questa energia, no? Vincenzo dice, il tono di ferro che cadendo a terra si alzò in aria come un gran parasole, facendo la luce in 10.000 soli. La scienza testifica, in una bomba a fissione la palla di fuoco brucia un calore 10.000 volte maggiore di quello sulla superficie del Sole. Anche qui, ricapitolando, che figura ha fatto Mariano? E non solo, il profeta cosa dice? Il profeta dice giustamente che ciò che era è. Amen. E siamo di nuovo arrivati a capolinea. Alleluia. Quindi andiamo avanti, che lui non è che si ferma, no? Non è che si ferma a riflettere, lui dice cosa? Guardate, produce una luce forte come 10.000 sole, questa luce così potente però con un ombrello nero, tanto che oscurò il cielo, strano, la luce che crea il buio e oscura il cielo, e qua di una volta vanno addosso, risate e cose varie. Ora Vincenzo prese. Che un'altra leggenda la troviamo nel Marabasa, ritrovate in Iraq, questo libro fu costo in questo secolo, e un passo parlava del suono di ferro che cadendo a terra si alzò fuori, sopra come un parasole. Quindi che ha descritto questa esperienza indicamente, vide che era come un grande ombrello che si apriva. E così via. Andiamo a vedere, ragazzi. Oh, ecco qui il nostro ombrello. Questo lì che parla si chiama fungo atomico. Io non lo so. Caro Mariano, se tu hai sentito mai parlare di inverno nucleare, che cos'è? Tutto ciò che viene vaporizzato dall'esplosione, quindi tutto ciò che tu stai vedendo qua e che viene vaporizzato, viene risucchiato dalla bomba. Risucchiando e polverizzando comincia a salire e questo salire ecco che ti provoca questo fungo nero. Che cos'è? Questa è tutta la cenere sottile.
formando il famoso fungatomo, il quale crea uno schermo ai raggi solari. Tutto quel polvisco in aria comincia a creare uno schermo ai raggi solari, blocca la luce solare, capite? Facendo precipitare la temperatura drasticamente e facendo scendere un buio, come messo vuoi, facendo scendere un buio tetro e spettrale, come raccontano i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, di coloro che vissero. Ci sono gente che racconta, siamo diventati ciechi non dalla luce, ma ciechi perché dopo l'esplosione, dice, sceso un fitto buio, tetro, spettrale. Vedevamo, non vedevamo nulla perché proprio l'aria si ionizza. Capite? L'esplosione ionizza tutta l'aria e quindi diventa tutto nero. E ora, a maggior ragione, ragazzi. Maggior ragione, voglio che lo faccio proprio dire dallo speaker che spiega quello che successe durante il volo delle nonne che quando buttò la bomba atomica sullo scimo. Una forza equivalente a 500 tonnellate di tritolo viene sprigionata in cielo. L'aereo è investito da una luce accecante. Fortunatamente Tibbetts e il copilota, il fatto di essere nella direzione opposta alla deflagrazione, li salva dalla vita. Dietro di loro la temperatura raggiunge parecchi milioni di gradi. Un'enorme sfera di fuoco precipita al suolo. Una nuvola atomica radioattiva sale fino a 3.000 metri nei cieli. La pressione atmosferica nella zona dell'ipocentro raggiunge ben 50 tonnellate per 0,09 metri quadrati. Tutto questo in pochi secondi. L'iniziale bagliore accecante è seguito da un'oscurità soffocante. L'iniziale bagliore accecante è seguito da un'oscurità soffocante. Quando la luce ritorna, le innovative tecniche fotografiche permettono all'equipaggio di registrare solo le immagini dell'esplosione della bomba sopra Hiroshima. Bene, perfetto. Avete sentito cosa ha detto lo speaker? Lo speaker ha detto, dopo la grande luce, ecco l'oscurità. Perché in quel momento, ora, tutto ciò che viene polverizzato e reso in cenere era tutto nell'atmosfera, creando questo schema, questo coso. Ma man mano, ma non solo questo. Perché ancora il danno doveva venire? Perché dopo questa vaporizzare di tutte queste cenere, che cosa succede? Man mano che saliva, cominciava a cadere in forma di pioggia quel fumo, ed era tutta pioggia radioattiva, dando infatti a molte gente che erano stonata, gli avevano sete, si buttavano in quell'acqua che cadeva e morivano ancora più disperate, perché bruciavano completamente, perché era tutta una pioggia radioattiva. Allora, ricapitolando di nuovo, ragazzi. Quindi Mariano dice, un ombrello nero, tanto che oscurò il cielo, strano, ma che strano, ma che strano Mariano, ma non hai visto un'esplosione atomica che poi si produce il fungo nero, ragazzi, ma dove sta la campana di vetro? Strano, la luce che crea il buio oscuro il cielo, Vincenzo dice, il tono di ferro che cadendo a terra si alzò come un parasole. La scienza testifica, le polvere sottili della combustione della bomba produce il fungo atomico che schianta il raggio solare portando oscurità e abbassamento delle temperature chiamato infatti inverno atomico. L'iniziale bagliore accecante è seguito da un'oscurità soffocante. Ragazzi, scusate, andate a studiare. Scusate, non vi intromettete nelle discussioni che voi non sapete. A meno che prima vi documentate e poi potete aggiungere qualcosa che almeno testifichi le cose che dice il profeta. E allora andiamo avanti. Nero di buio, com'è possibile che questa luce produce il ghiaccio sulla terra? Mamma mia. Mariano, ma perché ti butti in queste cose che poi che sai come finisce? Mariano, com'è possibile che quella luce produce il ghiaccio sulla terra? Allora, Vincenzo cosa crede? Nei molti racconti ritrovati in tutto il pianeta si parla di una forza sconosciuta di cui l'uomo era in possesso, il quale già lo scappò dalla romana, causando il caos e l'allontanamento. Questa forza sconosciuta, fratello, che scappò dalle mani, che cosa ha prodotto? Quindi ha causato caos, l'allontanamento dalla terra del sole, facendo apparire interni ghiacci e grani. Quindi cosa ha prodotto? Vuoi sapere cosa ha prodotto? Lasciamo dire, vediamo. Oh, lasciamolo dire alla scienza, ragazzi. Ok?
Poco fa vi ho parlato dello scoppio della bomba zara. Guardate, il 30 di ottobre del 1961 esplose il più potente ordigno nucleare della storia. Infatti fu l'ultima bomba che hanno esploso. Poi si sono messe a bando le armi di distruzione di massa. Perché? Questa esplosione doveva essere fatta da 100 chilotoni. Invece la Russia decise, ma quello può dire, di farlo 50. Di farla solo a metà, fratello, questa esplosione. Che cosa successe? Che questa esplosione di 50 chilotoni, quella che è, produsse un'onda sismica che fece il giro completo della Terra per 3 volte. Non si trattava di un fenomeno naturale, era il risultato della più potente esplosione provocata dallo scoppio di un ordigno. I sismografi di tutta la Terra segnarono terremoti pari al 5,5 nella scala Richter. Testimoni che si trovavano a 270 km di distanza raccontano di aver sentito la pelle scottare e di essere rimasti abbagliati dal lampo nonostante gli occhiali protettivi. La palla di fuoco raggiunse un diametro di 8 km. Il lampo fu visibile a più di 1000 km di distanza, benché il cielo quella mattina fosse nuvoloso. L'onda d'urto fu registrata fino in Finlandia. Nonostante l'esplosione fosse avvenuta in aria, essa provocò una scossa di terremoto di magnitudo 5.2, le cui onde sismiche si propagarono per l'intero pianeta e scavò un cratere. Furono rasi al suolo gli edifici dell'isola di Severny, a 55 km di distanza, e tutti gli edifici in legno a parecchie centinaia di chilometri. Fino a 900 km, vetri e finestre andarono in frantumi e porte vennero sfondate. Per circa un'ora la ionizzazione dell'aria rese impossibili le comunicazioni in buona parte dell'emisfero nord, quindi non si seppe subito se gli aerei fossero scampati all'immensa esplosione, 3125 volte più potente di quella di Hiroshima. Invece gli aerei tornarono sani e salvi alla base, ma avevano seriamente rischiato di precipitare. Infatti l'onda d'urto dell'esplosione, riflessa dal suolo, li aveva investiti in pieno ed essi erano caduti per quasi un chilometro, riuscendo poi fortunatamente a riprendere il controllo. Nel frattempo il fungo atomico aveva raggiunto i 65 km di altezza. La ricaduta radioattiva fu invece, tutto sommato, limitata. Questo perché l'uranio 238 del terzo stadio era stato sostituito con del piombo. L'esplosione della bomba Zar venne registrata dalle stazioni di rilevamento sismico di tutto il mondo, comprese quelle statunitensi. Gli americani restarono sconcertati dall'enorme potenza dell'ordigno. Soprattutto li colpì il fatto che se ci fosse stato appena qualche chilo di uranio in più, la bomba sarebbe stata da 100 megatoni e non da 50. Khrushchev era quindi riuscito nel suo intento. Quindi, questa esplosione creò un terremoto così forte. E sapete, la divagazione, dicevo sempre questo articolo, che per 30 anni si sentirono ancora sulla Terra gli effetti di questa esplosione. Per 30 anni sono stati misurati gli effetti di questa deflagrazione che c'è stata. Ragazzi, io ho letto un articolo che quando uno parla la nostra voce cammina sempre, anche se non la sente più, ma questa voce gira sempre in frequenze più basse. Pensate all'esplosione atomica, ragazzi, come si propaga nell'aria. Ora, questa luce che voi vedete, questa palla di fuoco che si formò, sapete di quanti chilometri è? 8 chilometri di luce. Mentre quella della prima bomba mondiale arrivava più o meno, forse un chilometro di esplosione. Guardate, 8 chilometri con un chilometro. Quello che voi vedete accanto, fratello, invece questa qua rossa, queste tre cerchie, è la palla di fuoco prodotta dalle bombe esplose durante il test nucleare. Quella rossa che voi vedete qua esterna è quella di cui vi sto parlando, è la bomba Zar, mentre quella interna, il puntino che voi vedete, è la prima bomba atomica su Hiroshima. Guardate che passo del gigante ha fatto l'uomo, ragazzi, guardate che passo del gigante ha fatto l'uomo. Quel puntino è la bomba su Hiroshima, questa invece è la bomba Zar. Guardate che diavolo ha rispetto al puntino, ragazzi, che sarebbe la bomba di Hiroshima. Andiamo avanti. Quindi,
Lo scoppio della bomba zara. Confronto tra le sfere di fuoco generale più potente ordigno nucleare. L'energia sprigionata dalla bomba zara da Gazzi era 3.125 volte più potente di quella di Hiroshima. Quindi facciamo il conto. La bomba di Hiroshima era equivalente a 10 soli. Ci siamo? Equivalente a 10 soli. Quindi 10 per 3.125 volte quanto fa? Fa 31.000, quindi era paragonabile a 31.000 soli, fratello, a 31.000 soli. Quindi, più potente di quello di Hiroshima, talmente potente da spaventare anche gli stessi scienziati che l'avevano progettata, ragazzi. Pensate, fu così potente che anche gli scienziati, ecco, sempre perché si sono spaventati? Perché gli sembrò che quella cosa gli era scappata dalle mani, sempre l'Asia. Perché hanno perso il controllo, perché hanno visto che i risultati sono stati forti. Immaginate se invece di 50 chilotoni lo facevano, bastava, dice l'America, ha detto, bastava 5 kg in più di uranio e quella bomba diventava di 100 megatoni, fratello. Megatoni, però, quello che è. Allora, andiamo avanti, vediamo. Quindi, Mariano dice, com'è possibile che tutta questa luce produce un ombrello nero? Cioè, com'è possibile che questa luce produce del ghiaccio sulla Terra, ragazzi? Mariano, ma hai visto che cosa è successo? L'onda sismica che c'è stata, e i risultati dei 30 anni che ci sono stati. Quindi, ciò che avevano allora era il potere atomico, dice il profeta, il nome, il patto confermato da Dio, te lo dice il profeta, proprio come l'hanno ottenuto ora, e l'hanno costruita. Ed è con quello che hanno scosso il mondo dalla sua orbita, perché lo ha lanciato lontano dal Sole lateralmente, quindi c'è stato lo spostamento dell'asse, e portato le piogge e distrutto il mondo con l'acqua. E Dio l'uomo, fu l'uomo a causare di lui, Dio ha visto la pazzia dell'uomo, e quando vede la pazzia dell'uomo dove andò a arrivare, allora lui chiamò Noè, se noi cominciamo a costruire l'arca, perché questo risultato porterà a un cambiamento climatico. Lui sapeva che sarebbero arrivate le piogge e che quelle piogge avrebbero inondato il mondo, ma oggi la cosa è diversa. Ora cosa dice il profeta? Ora faranno la stessa cosa? Infatti dice, la prima volta fu con l'acqua, la seconda volta sarà con il fuoco. Ora andiamo a vedere quindi questo riepilogo. Quindi ragazzi, Mariano dice, producono, com'è possibile che esce del ghiaccio? Vincenzo dice, attraverso il potere anomico provocato, hanno provocato di lui. Il profeta crede, ciò che avevano allora era il potere atomico, ed è con quello che hanno scosso il mondo dalla sua orbita, perché lo ha lanciato lontano dal sole, lateralmente portato le piogge e l'acqua, e con quello ha distrutto il mondo con l'acqua. Ragazzi, abbiamo fatto 5 domande, ho risposto a 5 domande di Mariano, su quello che ho detto, su quelle poche parole che ha detto a fratello Valle, e su queste 5 parole lui è stato trovato completamente incredulo con quello che dice il messaggio dell'ora. Lui, i suoi adepti, che gli permette di salire sul pulpito, quando queste persone di messaggi non sanno nulla. E in più il suo stile, Massimo Filippelli, che è quello che gli cura il suo sito e gli mette pure i pulsi e le sue cose. Quindi, vedete? Cioè, come vi volete dichiarare che siete voi la sposa d'Italia? Siete gli unici. Siete una parte di quella sposa, con un vostro modo di vedere le cose, come noi siamo parte della sposa, con un altro modo di cose di vedere, ma che alla fine però deve collimare con i messaggi. Poi mi sembra che su questo siete stati trovati completamente all'oscuro. Andiamo ancora avanti. Poi lasciamoci qua con il profeta. Nel capitolo 4, capitolo sì, 4 del 61, di nuovo, come fu ai giorni di Noè, dice, uomini intelligenti con le loro potenze atomiche e tutto, potevano costruire piramidi e le sfinge e così via. Come fu in quel giorno, così sarà, ma l'opera sarà abbreviata in questo giorno, dice il profeta, amen, perché ci deve essere un popolo rapito, portato via come Enoch. Ci deve essere un popolo portato dall'altra parte. Siamo in quella classe stamattina. Il popolo che viene portato dall'altra parte, come lo fu Noè, attraverso il diluvio. Ragazzi, il Signore ci benedica. Ci tiene stretto a questo messaggio, che Mariana e la sua bambicola possono aprire gli occhi
e capire che non ci sono solo loro in questa Italia, ma ci sono tanti altri fratelli, e che soprattutto tanti altri fratelli non vanno a distruggere comunità, e che non è che devo dire ora, che non smettono di andare in giro e dire che loro sono la Chiesa, che a cui tutti devono fare riferimento. Ma ci sono tanti gruppi in Italia, gloria a Dio, che ti ha suscitato, e che tutti lavoriamo per lo stesso piano, arrivare al raggiungimento. Gloria al Signore, pace nel Signore, e avanti sempre per la verità. Amen.